Benvenuti in piazza Città Slow, quest'anno siamo a Terra Madre come sempre, però con uno stand davvero importante. Abbiamo portato i nostri contenuti, i nostri progetti, la storia di Città Slow e abbiamo anche la partnership di ben 13 Città Slow provenienti dall'Italia, dall'Olanda, dalla Colombia, che portano i loro prodotti, dei loro prodotti artigiani di qualità. In più le nostre città raccontano i presidi slow food e le produzioni di eccellenza. Dall'Italia all'Olanda, oltre 250 città in tutto il mondo, 30 paesi, per raccontare la diversità e per raccontare la bellezza dei luoghi. Ci sono molti visitatori e quindi vuol dire che, insomma, che il binomio food, binomio turismo, binomio cultura e altro in Italia funziona e funziona alla grande. È molto importante di essere qui con la delegazione anche per avere un congresso, un incontro con il coordinatore della nostra rete. Abbiamo al centro di questa piazza, che abbiamo voluto appunto chiamarla Piazza Città Slow, un'area centrale per i convegni, abbiamo tutta una serie di laboratori del gusto con la regione Campania. Il cibo può essere lo strumento attraverso il quale il pianeta può cambiare, può migliorare. Città Slow ha voluto raccontarlo nel migliore dei modi partendo da un'esperienza significativa che è stata riconosciuta patrimonio culturale in materia dell'umanità, la dieta mediterranea, e abbiamo ospitato all'interno del nostro spazio Città Slow la ristorazione di Cento e di Alma Seggers, che racconta proprio la dieta mediterranea e lo stile di vita mediterraneo. Abbiamo colto questa occasione per presentare anche il nostro marchio Cento Food, che è una catena di un paniere di circa 80 prodotti, tutti del Cilento, e che porteremo in tutto il mondo. Città Slow è molto importante per la consapevolezza della bella natura e la qualità di vita. Perché siamo a Terra Madre? Perché Terra Madre è la più grande rassegna internazionale di slow food a proposito di cibo sostenibile, quindi è una particolare visione del mondo e produzione e consumo di cibi sostenibili. Quindi noi abbiamo una visione assieme comune con lo slow food riguardante l'agricoltura, la nuova agricoltura che deve essere un'agricoltura agrobiologica, come si dice, che preserva i nostri territori. I sindaci delle città slow sono in prima linea da sempre proprio per assicurare a tutti i popoli della terra questa sostenibilità e questa qualità del vivere. Insomma, anche per noi Terra Madre rappresenta come sempre un'ulteriore sfida per migliorare il nostro pianeta attraverso il cibo, il lavoro e soprattutto le nuove generazioni.